foot dust is sweet, his hands are sweet, his feet are sweet, his dancing is sweet, his friendship is sweet. Why fruit is sweet? Explain this. Cioè, perché il, quindi la traduzione, il suo flauto è dolce, la polvere dei suoi piedi è dolce, le sue mani sono dolci, i suoi piedi sono dolci, la sua danza è dolce, la sua amicizia è dolce, tutto è dolce quando si parla del Signore della dolcezza. E quindi sta chiedendo alla devota di spiegare perché il suo flauto è dolce. Srimati Radhika, she was explaining that I think this flute has so many good past life activities, so many good sukritis, because this flute, she is born or he is born in the family of bamboo, only tree family, but they are more fortunate than me. How is this possible? This flute is always touching Krishna's lips. I cannot. Perché, I am restricted. Oh, sorry. No. Perché lo spiega Srimati Radharani, cioè questo flauto è nato nella famiglia del bambù, quindi è una pianta, eppure tocca costantemente le labbra di Krishna. Come mai è più quindi questo è più fortunato di me? You see the flute? Vedete il flauto? So many holes. C'ha tanti buchi. Like we have some holes. We are not fortunate to be near to the Krishna. Io non ho capito, però mi sembra che anche noi abbiamo qualche buco, però non siamo fortunati my di essere in compagnia di Krishna. Right? Yes, we also have. Ah, ecco, avevo dato. I miei sensi sono dei buchi, no? So when he start controlling these holes. Quindi quando Krishna col flauto prende controllo dei buchini del flauto, then it gives the sweet mellow. Allora lui dà la dolcezza. When he make the, what you say? Air inside the hole. Quando lui soffia l'aria in quel buchino del flauto, then the senses start working positive direction. E allora a quel punto i sensi cominciano ad andare nella direzione positiva. Right. Giusto? And it becomes sweet mellow to catch others. E viene fuori una dolcezza, un dolce sentimento che poi ci cattura. Only we have to be feel that I cannot feel the holes, but if he touch and if he play with these holes, it will be so nice, my life will be always near to the lips with the Krishna. Cioè, ho capito qualcosa, cioè mi sembra aver capito che io personalmente non riesco a riempire questo l'ansietà di questo buchino, eccetera. Però se questa cosa riesce a farla Krishna, allora tutta la mia vita sarà perfetta. Mm? And Radhika is telling. E Radharani dice. That this bamboo full of holes, they are so lucky, they always playing, living in the lips of Krishna, they become jealous. E Radharani Radharani, le gopi diventano gelose, questo semplice bambù pieno di buchini è sempre attaccato alle labbra di Krishna. Anyone surrender to Krishna, they come close to. E allora loro si vogliono arrendere a Krishna e si avvicinano, diventano vicine a Krishna. They get that sweetness. Loro, what he has. Loro ottengono questa dolcezza che lui possiede. The world becomes jealous with us when we are close and he start playing. Everything start happening in our life. Dice, e il mondo diventa geloso quando noi siamo vicini a lui e lui comincia a suonare. E allora tutta la vita diventa perfetta. Don't bother. I don't need to see a world. I have to see one goal program, one pointer. E quindi
fregatevene, uno non è che deve vedere tutto il mondo, uno deve fissarsi di volere vedere quello. It's totally bamboo, is totally material, even though life is there. E il bambù è tutta materia, even. No life is there. Ah, non c'è nemmeno vita, perché non è manco una cosa vivente, è legno. And our position is also like that. E anche e la nostra posizione è come quella. È quella. Full of force and forget our identity. Siamo pieni, that is my condition. Siamo pieni di buchi e dimentichi della nostra identità. Questa è la nostra condizione. But by his mercy it will be useful. Però per la sua misericordia diventiamo, tutto ciò diventa utile. Canto è dolce, quando beve è dolce, quando mangia è dolce, quando dorme è dolce e la sua bellezza è dolce. Il suo tilak è dolce, tutto è dolce quando si parla del Signore della dolcezza. Sleeping is sweet. Arjuna knows this. And he don't want to wake up Krishna. Il suo dormire è dolce. Arjuna lo sa bene perché non vuole svegliarlo. But Duryodhan has no interest with his sleeping. He was thinking to get something from Krishna. Invece Duryodhana ha questo ad apprezzare il dormire di Krishna, non gliene frega proprio niente. Lo sveglia perché vuole ottenere cose. One is want to use Krishna for himself. Perché as a god. Perché quindi un atteggiamento è quello di chi vuole Krishna come dio per usarlo per i suoi interessi. And one is in love with Krishna, so he is looking sweetness of Krishna when he is sleeping. He don't want to wake. Un altro invece è innamorato di Krishna, quindi ammira Krishna nella sua dolcezza e quindi non lo vuole svegliare. He give everything to Duryodhana. E quindi dà tutto a Duryodhana. Then he asks, "What you want? What I can do, give to you? Say me." E allora Krishna chiede a tu Arjuna, chiede ad Arjuna, quindi io ho dato tutto a Duryodhana, te invece cosa vuoi da me? I give all to Duryodhana. Ho dato tutto a Duryodhana, che ti do a te? He said, Krishna, I love you.
E Arjuna dice: Krishna, io ti amo. I like your sleeping also. Mi piace, I don't want to wake you up. Mi piace anche quando dormi. Non t'ho voluto svegliare. So, quindi? I don't want anything from you. Quindi io da te non voglio niente. I love you, I want you only. Io ti amo e voglio solo te. If you want to give your something, you give your love to me, you give me that I can serve you all the time. Dice, se mi vuoi dare qualcosa, io la prendo, dammi il tuo amore, in modo che io ti possa servire sempre. And who win? E chi vince? Duryodhana o Krishna? Vince Duryodhana o Arjuna? Arjuna. Vince, chi vince, Duryodhana o Arjuna? Arjuna. Why? Perché? È innamorato di Krishna. Perché? Mataji say, because he is in love with Krishna. That's questo è il punto. Allora, deeds non so cosa vuol dire. Che vuol dire? Debiti. È in italiano, eh? Ha le sue azioni. Quindi le sue azioni sono dolci. I suoi quando libera è dolce. Quando ruba è dolce. I suoi passatempi d'amore sono dolci. Anche quando sbadiglia è dolce. E anche i suoi castighi sono dolci. Tutto è dolce quando si parla del Signore della dolcezza. Come? Per ora m'arrangio. You see, relation need or not. Quindi serve o non serve la relazione? Only the lover, only in relation you can feel it. Dice, queste cose possono essere provate solo quando c'è la relazione. Prabhupada gives so much mercy. When he starts writing Bhagavad Gita, first he writes 16 times about relation. Pensate quanto è stato misericordioso Prabhupada. Quando ha cominciato all'inizio della scrittura della Bhagavad Gita, ha scritto subito 16 volte a proposito della relazione. To understand this. Per fare in modo che capiamo questa dolcezza. It's so kind. È stato, it's so merciful. È così gentile. He understand that it will take time to understand relation.
è così gentile, così misericordioso, ha capito che per noi ci vuole tempo. Because our whole material life is break so many relations in our life. Perché nella nostra perché nella nostra vita materiale abbiamo e abbiamo avuto tante relazioni. He said, no, this material relation, no. It's spiritual relation. E allora Prabhupada dice, no, basta con le relazioni materiali. D'ora in poi relazioni spirituali. And what is spiritual? Your spiritual identity from that. E cosa significa? Significa trarre la nostra identità spirituale. That is a real relation. Questa è la reale relazione. Material is all to balance. There are bills coming, like electricity bill, telephone bills, insurance bill, mortgage. This bill to pay. Dice la vita materiale serve solamente per pagare le bollette, il telefono, il gas, l'assicurazione, eccetera. It's all bills you have to pay. You have to earn and pay that. Dice praticamente la vita materiale consiste in quello, nel pagare le bills. Yes. All bills. È una cosa di bollette, pagare le bollette. Your bill, your boy is your bill. All are your bills to pay. Dice ci sono un sacco di conti da pagare e basta. And how you intelligent to balance to pay, and how you earn to pay the bill and no disturbance. E allora uno cosa fa con la vita materiale? Uno con intelligenza paga i conti, cioè si pone in modo che i conti non gli arrechino disturbi. So how to become peaceful that I can develop my spiritual. Quindi la vita materiale a cosa serve? Diventare pacifici in modo poi da poter fare la vita spirituale. But I see many are involved only for paying the bills. They have no other business. And they block themselves. E allora Maharaj sta dicendo, io vedo che tanti invece sono occupati solamente a pagare le bollette e in quel modo si bloccano. Bloccano se stessi. Who said not to earn? You have to earn. If you nessuno dice che non si deve guadagnare, uno deve guadagnare. But però, don't involve, block yourself in material thing. You use your this material body to go to the spiritual. Dice però, quindi va bene guadagnare, va bene tutto quanto, ma non ti bloccare nelle faccende materiali. Usa le faccende materiali per poi andare verso lo spirituale. To identify yourself is a avideha gyan. Quindi identificare te stesso, cioè capire qual è la tua identità, si chiama avideya. Mention. It's not that relation. Is it? It's divine relation. Is it transcendental relation? This transcendental is your spiritual identity. E quindi la cosa è, non è queste, se ho ben capito, insomma, non è la relazione esterna, ma sono quelle relazioni spirituali che puoi allacciare con la tua identità spirituale. Sì. Everything is there, my dear. C'è tutto. How you see and how you want to practice, that is the point. Dice, quindi c'è tutto. Tutto è già stabilito, si tratta solamente di decidere cosa vogliamo praticare. And Sarup is there. By this practicing, devotional practicing, every living being has his relation and his connections. Quindi la Svarupa già c'è. Questa è una cosa, dice Prabhupada, che con l'attività spirituale, con il servizio devozionale, eccetera, tutte le entità viventi possono scoprire la loro identità. Son, father. Il sole, padre.
Friend, lover. Ah, scusate, Sergio, il figlio, il padre. Friend and lover. Il amico, amante. Where you stand? If he's not standing one point, then no astai bhav is a marginal potency. Dove ti situi? Non ti situi da nessuna parte, bene, e allora rimani potenza marginale, c'è una cosa che va qua e là. I'm walking on the shore of ocean, sometimes I jump in the ocean and then come out and then again start running in the land. And then again jump in one time to the ocean. This is happening. Dice, questa, and going and this and questa that. È l'energia marginale, avanti e indietro, un po' mi immergo nell'oceano della dolcezza, poi esco fuori e cammino un po' sulla terra, poi rifaccio un salto dentro, poi ricammino di nuovo sulla terra. And when we come to the body consciousness, e quando noi arriviamo alla, siamo nella coscienza del corpo, and come in the senses, it's difficult to go out in that. E quando appunto rientriamo nella coscienza del corpo e quindi nella coscienza dei sensi è un bel po' difficile uscirne. Why? Perché? Because I know that. Perché lo so. But this is my practice. Perché noi abbiamo, se ho ben capito, perché noi abbiamo sempre fatto pratica di quello. I never practiced this to live there. Io non ho mai praticato la spiritualità, quella cosa invece l'ha praticata tanto e è difficile uscirne perché ci è congeniale. So I have to practice to live there, then it will become small and that will become bigger. Allora, sempre se capisco bene, bisogna praticare invece quell'altro tipo di quando dice lì è lasciare. Ah. Quell'altro tipo di vita in modo che l'influenza dell'altra cosa diventa più praticare di lasciare, perché non abbiamo mai lasciato, non siamo abituati. Bisogna praticare di lasciare, perché siamo abituati, non abbiamo mai lasciato. Grazie. È più chiaro come dice lui. Live non è vivere, live è lasciare. Ah sì, grazie. You understanding this? It's very clear to understand. Why? Because of your bhajan. Dice, perché questa cosa è facile, quando è che diventa facile da capire? Col bhajan. Your devotion. Con la devozione. Your guru kripa. Con la guru kripa, con la misericordia di Guru Maharaj. But who will do? I have to do my thing, you have to do your thing. Però come si fa? Io devo fare le cose mie, voi dovete fare le cose vostre. Right? Giusto? Jesus said, I will show you the way. Gesù dice, vi farò vedere la via, vi mostrerò la via. But who has to work? Walk. Ma chi è che deve camminare? I have to walk myself, you have to walk yourself. Io devo camminare io per me e voi dovete camminare voi stessi. No? That is self-realization. Questa, practicing for self-realization, grow that. Questa è la realizzazione del sé, la praticare per la realizzazione del sé. Thank you. Grazie. My dear, this is my point to say all the time. Because this you do, everything will become crystal clear in your life, I'm telling you. Onest, like a brother advised to you, to the dice, sisters onest, and brother. Onestamente, dice Sadhu Maharaj, io come un fratello, come uno parla a fratelli e sorelle, io vi dico sempre questa cosa, questo è il mio punto, la cosa che dico sempre, perché fatto questo, risolto questo, poi diventa tutto felice, tutto va a posto. Like you see, there is one place to sit here and see the things. Per esempio, come voi vedete, questo è un posto dove uno si siede e da qui vedo le cose. One place to sit here and see the thing.
un altro posto è sedersi lì e vedere le cose come sono. One place sit there and see the things. Un altro posto è mettersi lì e un altro punto di vista. And one place last of that corner sit and see the things. E c'è un altro posto, può esserci anche un altro posto dietro l'angolo, ma lì si vedono le cose. Everybody has a different vision to see or not. Ognuno vi funziona che ognuno di noi abbia un differente punto di vista? Sì o no? So what is the thing to do? Quindi cosa c'è da fare? Cos'è la cosa da fare? Come out from this distance. We have to come out in the higher consciousness to see the things. Quindi cosa c'è da fare? Bisogna colmare questa distanza, andare nella coscienza elevata, in modo da vedere come stanno le cose. Now I say more little details. E ora vi dirò altri dettagli più minuti. I'm in sense consciousness. Io sono nella coscienza dei sensi. I will see different way. Io vedo differenti modi. How to fulfill my sense desire. E vedo differenti modi come soddisfare i miei differenti desideri. If I'm in the mental consciousness, se io sono nella coscienza della mente, I will judge how much is a I cannot understand and how much is a too much philosophy is there or not. I will see with my literate mind to judge the things. E quindi usando tutto questo sistema della filosofia, io con la conoscenza io utilizzerò la mente per dare giudizi. And when I am identifying myself as a soul, I will identify, stay from this consciousness to see the things. E quindi ecco, l'ho presa, forse ho capito. Allora, quando sono nel mood della filosofia, che cerco di esplorare il mondo giudicando, quando sono nella spiritualità, qual è la posizione di miglior conoscenza? Qual è la posizione che ha più conoscenza, più validità? And when you come in a spiritual consciousness, then you will see that is a marginal or is a fixed? I want to go for the fixed. E allora, quando uno comincia ad avere a che vedere con la spiritualità e si chiede, voglio stare nel livello marginale o nel livello fisso, nel livello stabile? E allora uno decide, voglio stare nella stabilità. When you not come in pure goodness, or you not come in the spiritual standard state, you cannot think for that. Perché uno, fino a che non arriva alla bontà spirituale, allo standard spirituale, uno a cose del genere non ci può pensare. La pura virtù. I'm blocking the material thing. Perché praticamente mi blocco nella materia. Useless, wasting. È un serve a niente, perdita di tempo. Understand. Si capisce? Next time she will sing one bhajan. What Bhakti Siddhanta, when he is living, he said to sing to Sridhar Maharaj. Allora un'altra volta la Mataji canterà un bhajan di Bhaktisiddhanta che. That Bhaktisiddhanta sing with Sridhar Maharaj. No. When he was leaving his body. Aveva chiesto Sridhar Maharaj. Ho capito, Quando lasciò il corpo. Ho capito. Il bhajan che Sridhar Maharaj gli chiese di cantare. No, Sridhar Maharaj cantò. Che Bhaktisiddhanta chiese a Sridhar Maharaj di cantare quando Bhaktisiddhanta stava lasciando il corpo. Grazie. Grazie. Is a meaning. Means Rupa Manjari means to follow the Mahajans. Che allora io ho detto a voce bassa che era Sri Rupa Manjari Pada, e Maharaj dice, vedete cosa vuol dire Sri Rupa Manjari Pada? Vuol dire seguire le grandi anime. Means who perfectly fixed.
che cosa vuol dire Mahayana, grande anima? Vuol dire chi è perfettamente stabile. And why he selects Sri Dharmaraj? E perché Bhaktisiddhanta selezionò per cantare Sri Dharmaraj? Because he is also fixed. Perché anche so if he is not fixed, his singing is not tasteful. Perché Sri Dharmaraj era stabilito in quel tipo di coscienza, se no che canti a fare? Cioè, se non sei, che, come fai a cantare quel canto se non sei stabilito in quella coscienza? There are many nice, very good singers for that. E nel gruppo c'erano tanti cantanti molto bravi. Siddhar Maharaj has no good voice. Siddhar Maharaj era famoso che non aveva una gran voce. But he select you sing this. Però Bhaktisiddhanta selezionò lui, tu canti. This is Mahajan. Questo è il Mahajan, la grande anima. Who understand who is the highest? Who is fixed in his sadhana. Chi è il Mahajana? È quello che riconosce chi è il più elevato, che riconosce chi è stabile.